Buongiorno a tutti e benvenuti ad un mio nuovo video. Oggi volevo fare un video riflessione perché abbiamo appena passato la giornata della memoria e la giornata del ricordo e volevo un po' condividere quello che è la mia riflessione riguardo alle giornate in generale, la giornata di questa ricorrenza o di un'altra. Da un lato io capisco l'importanza di ricordare il passato, di ricordare la storia. È molto utile ed importante, non soltanto alle nuove generazioni, ma a tutti. È molto importante ricordare quello che è successo nel passato. Però il rischio di queste giornate, secondo me, è quello di creare una memoria sterile che non si collega a quello che sta succedendo con il presente. Il prossimo anno saranno 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Con il passare del tempo, le persone che hanno partecipato alla resistenza, tutte le persone che hanno visto con i loro occhi le atrocità del nazifascismo, non ci saranno più per ragioni cronologiche e non ci saranno più loro a testimoniare che cosa è successo, ci sarà soltanto un ricordo, il ricordo di quello che ci dicevano i nostri nonni, che mi dicevano i miei nonni, ma non ci sarà più la loro testimonianza diretta. È per questo che è importante raccogliere le loro testimonianze, fare i video, documentare. E questo per quanto riguarda la memoria del passato. Per quanto riguarda fare i collegamenti con il presente, vedo che si fa fatica, perché si fa fatica a vedere, noi che siamo immersi adesso in questo momento storico, che sta tornando quell'ondata di ideologia di estrema destra molto pericolosa e che non dobbiamo tenere sotto gamba. Non è una cosa da sottovalutare, non stiamo parlando di quattro gatti nostalgici che si radunano ogni tanto e fanno saluti romani, ma proprio di un movimento molto grande di persone che pensano che il passato che abbiamo avuto in Italia di una dittatura durata 20 anni non era poi così male, che Mussolini ha sbagliato solo l'alleanza con Hitler, che il colonialismo italiano non è esistito e non ha mai fatto danni, un sacco di luoghi comuni su quello che è stato un brutto periodo storico che poi ritornano. E quelle persone che avevano così tanta nostalgia del passato, rivolgevano l'ideologia del passato, non sono mai andate via. Cioè, le persone con l'ideologia di estrema destra non sono mai scomparse del tutto, sono rimaste e sono sempre di più. Sono in molti governi europei, tra cui anche il nostro. Ci sono persone che vanno in Parlamento e poi hanno i busti di Mussolini in casa e non è un buon segno. Riguardo alle giornate, volevo leggervi una riflessione di questo libro di Jean Lhebitu, che si chiama Il Triangolo Rosa, che parla dell'Olocausto, la persecuzione degli omosessuali durante il nazifascismo. Vi leggo la sua riflessione e poi la commentiamo assieme. Quando Gilles Lhebitu e il movimento gay in genere iniziarono negli anni Ottanta del secolo scorso a chiedere che si facesse una buona volta luce sulla presenza nei lager nazisti di persone internate esclusivamente perché omosessuali, l'associazione dei deportati non la presero bene. Lhebitu, come racconta in questo libro, si dovette scontrare con gli autonominati guardiani della memoria dei deportati, che, almeno all'inizio, gli impedirono fisicamente di posare una corona di fiori per i triangoli rosa davanti al monumento ai deportati francesi. Questo episodio ci mostra quanto sia necessaria e al tempo stesso quanto pericolosa sia la memoria. Se non fossero stati gli omosessuali a insistere per far luce su questa pagina, oggi non ne sapremmo niente, permettendo ai carnefici di allora e soprattutto ai loro eredi di oggi di rivendicare una coscienza immacolata. Ma al tempo stesso ci ha mostrato come la memoria stessa possa diventare un'arma d'oppressione, riscrivendo la storia in modo molto più subdolo, ma altrettanto pericoloso del negazionismo neonazista. Oggi esiste infatti una classe di professionisti della memoria che si guadagnano da vivere come guardiani di una visione addomesticata della memoria stessa,
che serve principalmente a impedirci di chiederci come sia stata possibile la Shoah e come sarebbe possibile una sua ripetizione oggi, magari con vittime diverse. Nell'industria della memoria le vittime sono usate e giocate come carte e pedine le une contro le altre, come ostaggi di questa o quella causa politica. Ecco perché si fanno leggi sulla memoria, non per ricordare, ma per dimenticare. Così la memoria della Shoah ebraica serve a cancellare la memoria della Nakba palestinese o di Sabra e Shatila. Se chi mi legge non sa cosa siano, ecco appunto. Così la memoria delle vittime italiane delle foibe serve a cancellare la memoria delle precedenti vittime slovene dalle foibe per mano italiana. Questa introduzione praticamente riflette anche sulle mie riflessioni che ho fatto nel corso del tempo su queste giornate, che da un lato noi pensiamo che servano a ricordare e a non dimenticare e a evitare che possano succedere atrocità simili al giorno nostro. Però al tempo stesso non guardiamo negli occhi il presente e non ci accorgiamo che sta risuccedendo con vittime diverse però. E la classe di professionisti della memoria, cioè qui si riferisce secondo me alle associazioni ebraiche che ricordano l'olocausto degli ebrei, però storcevano il naso nei confronti delle persone omosessuali che hanno subito anche loro un olocausto. E perché loro non si ricordano? Se ripenso a come mi è stata insegnata la giornata della memoria a scuola, quello che avevo in mente da piccola è che ci fosse questo dittatore, Hitler, che era solo lui, che c'era solo lui, che c'era il nazismo, che era il male puro. Di dittature non si faceva menzione, se non qualcosa al fascismo, che poi non era in fondo così male, così pericoloso. E che a un certo punto Hitler aveva l'odio verso gli ebrei e li voleva perseguitare, e che è nato da lui l'antisemitismo. Andando ad analizzare la storia si scopre che il nazismo è una forma di fascismo e il nazismo è nato dopo il fascismo italiano. Molti fascismi che si sono sviluppati in Europa hanno preso ispirazione dal fascismo italiano. Poi sono nati il franchismo in Spagna, il falangismo, il nazismo in Germania, gli Ustascia in Croazia, il fascismo croato, poi in Grecia con la dittatura dei colonnelli, poi anche in Portogallo. L'Europa, insomma, si è riempita di fascismi, di ideologie di estrema destra con una base violenta, una base razzista, nazionalista e antisemita. Quindi non è nato da Hitler l'antisemitismo, e poi l'antisemitismo era presente in Europa da secoli, come era presente l'odio nei confronti delle persone Sinti e Rom. Praticamente quello che si ricordava, che ricordavano come la giornata della memoria, erano soltanto gli ebrei come vittime, quando invece erano tantissime le persone che proprio per le leggi razziali, per la violenza dell'ideologia fascista, sono finite nei campi di concentramento. E cosa che non si sottolineava mai è che c'erano tantissimi campi di concentramento in Italia e nei territori occupati dall'Italia, come l'ex Jugoslavia e l'Africa, nelle colonie italiane in Africa. C'erano i campi di concentramento italiani fascisti, senza intervento dei nazisti. Questo si fa fatica a ricordare, quindi abbiamo problemi con la memoria del passato, perché da un lato ricordiamo tutto quello che è stato l'olocausto, la Shoah ebraica, la ricordiamo bene, però non ricordiamo l'olocausto, la persecuzione dei Rom e dei Sinti, la persecuzione degli afro-europei che erano presenti, anche se in maniera molto minoritaria rispetto agli ebrei, però c'erano nei campi di concentramento, gli apolidi, i trianguli azzurri che erano gli emigrati spagnoli, poi c'erano anche i disabili nei campi di concentramento. Tutta la persecuzione che il fascismo e il nazismo hanno fatto verso gli slavi internati nei campi di concentramento, anche questo sullo sterminio della popolazione slava si ricorda pochissimo. Quindi abbiamo problemi nella stessa giornata della memoria a ricordare tutte le vittime dell'Olocausto. E me ne sono resa conto quando io ci proponevo a scuola i film sulla giornata della memoria, le vittime erano tutte esclusivamente ebree.
Però gli ebrei sono stati una parte delle vittime, ci sono tutti gli altri che si fanno fatica a ricordare. Infatti, c'è cioè, praticamente nel libro che vi mostro, il triangolo rosa, che dice anche qui che se non fossero stati gli stessi omosessuali come libro, gli uomini con il triangolo rosa, che vi metto qua, non se ne sarebbe parlato assolutamente. La memoria della Shoah ebraica serve a cancellare la memoria della Nakba palestinese. Riflessione su cui sono d'accordo: il modo in cui Israele usa la giornata della memoria per giustificare il genocidio nei confronti del popolo palestinese è allucinante e disumano, perché la guerra è sbagliata sempre, e cioè praticamente se tu dici che sei per la pace e dici stop al genocidio, ti dicono che sei un antisemita perché dici stop al genocidio. Non è assolutamente vero che chi dice di essere contro Israele e le sue politiche è una persona antisemita, perché ci sono diversi israeliani che hanno scritto anche libri che sono antisionisti e che sono ebrei e che non sono antisemiti. L'antisemitismo è l'odio e la paura nei confronti delle persone ebree. L'antisionismo, invece, è quella differenza, è l'odio nei confronti dello Stato di Israele e delle sue politiche di apartheid e contro il genocidio che sta facendo verso la popolazione palestinese. Il tuo popolo ha subito un genocidio e tu mi stai dicendo che quindi è giusto, siccome ha subito un genocidio in passato, commetterne un altro nei confronti di un altro popolo, perché il popolo ebraico ha diritto ad uno stato. Ma se io prendessi un'altra categoria di persone che è stata sterminata nei campi di concentramento, come ad esempio che c'erano anche testimoni di Geova come minoranza religiosa perseguitata che avevano il triangolo viola, che è giusto fare uno stato per i testimoni di Geova che sono stati perseguitati, però in quello stato lì in cui viene formato lo stato dei testimoni di Geova ci sono i palestinesi. E quindi loro hanno il diritto di sterminare i palestinesi. Cioè, voi capite che è assurdo, se io prendessi qualsiasi altra categoria di persone sterminata nei campi di concentramento, possono essere anche rom e sinti. Cioè, non è proprio giusto di base, già che fanno uno stato, in questo caso fondato sulla religione, sul fondamentalismo religioso, e mi dici che per la religione, che è il popolo eletto, che per motivi religiosi tu hai diritto di stare lì e di sterminare un altro popolo. Cioè, proprio di base il concetto è disumano ed è sbagliato. E ci sono israeliani che sono obiettori di coscienza che criticano il governo israeliano, che sono ebrei, ma sono anche atei o di altre religioni. Quindi, cioè, il problema è proprio il governo di Israele e l'occupazione dell'esercito israeliano nei confronti della Palestina. Cioè, è importante ascoltare le parole di scrittori israeliani, di obiettori di coscienza israeliani che hanno criticato apertamente il governo di Israele e le politiche di apartheid nei confronti del popolo palestinese. L'occupazione da parte di Israele della Palestina è iniziata dalla nascita dello Stato di Israele nel 1948. Tutte le ripercussioni che ci sono state in Europa un secolo fa, ormai un secolo fa, si sono riversate adesso, nell'attualità, nei confronti del popolo palestinese. E è ingiusta questa cosa. È importante fare i collegamenti con la storia, con passato e presente. Perché adesso in Palestina ci sono persone che sono sfollate, che non ci sono ospedali funzionanti perché vengono bombardati da Israele, cioè che si trovano in ospedali, vengono operati senza anestesia, sono o per terra, non ci sono, cioè non funziona nulla. E la cosa che mi ha inquietato di più, che mi ha fatto anche soffrire, sono questi video che ho visto. Perché ci sono i video, negare il genocidio palestinese è palesemente negare in evidenza. Sono alcuni di questi video che proprio mi han fatto, cioè, stare male, perché è una cosa che sta succedendo adesso. E ci sono queste giornate che ricordano che queste atrocità non devono più accadere, però sono giornate ipocrite perché stanno accadendo e tu lo stai negando. C'è un video dove ci sono i camion degli aiuti umanitari, di Emergency, di Medici Senza Frontiere, dell'UNICEF, che
che stanno andando in Palestina a dare aiuti umanitari, camion con cibo, farmaci, vestiti, perché in Palestina manca tutto. E ci sono queste persone, questi fondamentalisti religiosi israeliani, che hanno la Bibbia in mano e che recitano la Torah, il Vecchio Testamento, e bloccano i camion degli aiuti umanitari lasciando i palestinesi morire. Ed è un video inquietante. Altri video che ci sono quelli dei soldati israeliani che ridono dopo che hanno bombardato e distrutto i villaggi. Video in cui si vedono animali domestici pieni di gatti che sono abbracciati ai loro proprietari, che sono terrorizzati, cioè proprio si vede dagli occhi, mostrano i segni di terrore, di paura. Cioè io lo vedo quando la mia gatta ha paura, ma non ho mai visto dei gatti così terrorizzati. Cioè, proprio la sofferenza anche degli animali non umani che sono lì. Andando avanti a quello che dice questo libro, così la memoria delle vittime italiane delle foibe serve a cancellare la memoria delle precedenti vittime slovene e croate delle foibe per mano italiana. È vero, perché quando io ho fatto il video sul campo di concentramento di Arbrab, praticamente mi hanno accusato di negare la strage delle foibe, degli italiani nelle foibe, cosa che non è vera perché io non ho mai negato l'atrocità di questa strage nel video, ed è l'esempio di come la giornata del ricordo, che tra l'altro è una giornata in cui si uniscono spesso persone di ideologie di estrema destra, serve a ricordare soltanto un pezzo della storia, soltanto la parte finale, se vogliamo dirla così, perché la storia è iniziata con l'occupazione dell'Italia, dell'ex Jugoslavia, che ha bruciato villaggi, ha imposto la lingua italiana nelle scuole, in persone che in città dove erano presenti zero italiani, e ha imposto la lingua italiana, ha italianizzato i nomi delle città, ha imposto il fascismo. E mentre i fascisti hanno perseguitato la popolazione slava, sloveni e croati che si ribellavano finivano nelle foibe. Quindi le prime vittime delle foibe sono sloveni e croati per mano dei fascisti italiani. Però queste prime foibe sono sconosciute e non si ricordano nella giornata dove si dovrebbe parlare delle foibe, che sono tipo delle caverne verticali dove venivano buttati prima dai fascisti, sloveni e croati, e solo successivamente è iniziata la repressione verso gli italiani, verso fascisti e nazisti che finivano nelle foibe, e poi c'erano anche innocenti italiani che non c'entravano niente e che sono stati uccisi, buttati anche loro nelle foibe. Però vedete che ricordare le giornate della memoria, queste ricorrenze sono vuote, sono fini a se stesse. La storia si ricorda a scompartimenti stagni, non si ricorda bene. Bisogna avere un quadro completo della storia per capire. La giornata di ricordo è anche una giornata che serve a nascondere i crimini dei soldati fascisti, serve a negare il colonialismo italiano, perché se un processo ai nazisti lo hanno fatto, i fascisti sono scampati ai crimini di guerra commessi. E poi qua si potrebbe andare avanti, perché poi la riflessione continua, parla anche di altri genocidi, si potrebbero aggiungere anche il genocidio armeno, il genocidio dei nativi americani, che tra l'altro i nativi americani ancora adesso subiscono l'oppressione da parte degli Stati Uniti d'America, e quindi non è che è finita la storia del genocidio dei nativi americani, il genocidio degli aborigeni in Australia, e si potrebbe andare avanti all'infinito. È ovvio che essendo italiana e vivendo in Italia, cioè all'inizio, cioè quello che ti interessa ricordare del tuo passato, sia la storia del tuo paese e sia la tua memoria storica. E vediamo che anche qui ci sono dei problemi, perché si fatica ancora adesso a ricordare il nostro passato, nonostante siano passati più di 100 anni dall'inizio della dittatura fascista. Poi a ricordare i genocidi che sono avvenuti in tutto il mondo. Facciamo ancora fatica, soltanto ricordando bene la nostra storia passata, riusciremo
a comprendere il presente. Quindi vedo molte persone nostalgiche di un passato che credevano tanto bello, di un passato quando c'era lui si stava meglio, che fanno fatica ad accettare anche perché sono legati anche da un punto di vista emotivo, soprattutto se sono persone anziane, a questo passato. Fanno fatica ad accettare che non era poi un passato così bello e che le guerre ci sono ancora in tutto il mondo, e mi chiedo se questi conflitti attualmente in corso, che è in guerra praticamente tutto il mondo, se noi non ci stiamo rendendo conto che già ci troviamo in una terza guerra mondiale, e probabilmente forse lo capiremo più avanti. E non è un bel periodo storico quello che stiamo vivendo. Voglio lanciare un messaggio di riflessione sui genocidi passati, genocidi in corso, e quello che penso io di queste giornate. Tra poco ci sarà l'8 marzo, conosciuta come festa della donna e non come giornata internazionale dei diritti dell'operaia, giornata della terra, giornata dell'ambiente, 25 aprile. Così via, che durano da un lato capisco che l'umanità ha bisogno di rituali, ricorrenze, perché siamo una specie che è importante la ritualità, però sono ricorrenze un po' vuote, fini a se stesse, dove si fa fatica a fare dei ragionamenti e dei collegamenti tra storia passata e storia presente. Quindi questa era la mia riflessione. Comunque il libro Il Triangolo Rosa ve lo consiglio, molto bello. Se volete facciamo anche un video dove vi consiglio alcuni libri sull'Olocausto, insomma. Scrivetemi nei commenti che cosa vi ha stimolato la mia riflessione, se siete d'accordo su queste riflessioni che ho fatto, che cosa ne pensate, e noi ci vediamo ad un nuovo video.